Santi, andiamo su, ci facciamo un bel giro enduro al monte in qua a Resia, che ieri li ho fatti un po' pedalati, non ho filmato nulla, ho fatto qualcosina di pedalate, sono veramente belli tosti, incazzati. Va bene, qua la situazione è un po' precaria, forse l'ho messa alla rovescia, non lo so, siamo quasi arrivati spero, ma più o meno, andiamo. Cominciamo subito con qualcosa di cattivo, che teoricamente dovrebbe essere quello più cattivo che c'è qua. Così. Sì, di qua. Super cattivo. Ragazzi, ieri ho fatto una blu, ma è come se fosse una nera qua. Lo vedete, tutta radici, roccia, ripido. Yo. Diciamo che ha un bel, si dice, biglietto da visita questa. Come vedete, super radiciai. Dio caro, figa. A conoscerla è una cosa, così alla cieca ti mette alla prova, né? Comunque. Da quello che ho capito, la blu non esiste più, esiste solo la nera, che è sta qua, che è una spacca forcelle. Proprio, praticamente hanno riprodotto un sentiero alpino in park, quindi veramente tanto tanto enduristico. Qua stiamo su, sì, boh. Mamma mia, babba via, babba via, zio Kenny. Siamo alti, se no non chiudiamo più. Opla lai, qua siamo alti qua. Mamma mia, che parco, ragazzi, ma che cos'è? Praticamente è la Twill 2.0 sta roba qua. Non pensate che quelli che ho fatto ieri, che poi magari vi faccio oggi, non è che si discostano tanto da questo. Impestato. Qua dove si scende? Quasi tricky, eh?
praticamente è un enduro abbastanza spinto, eh. Diciamo che, per darvi un'idea, gira Canazei, ecco, questa è più difficile della tutti i frutti per ora. L'altro è tutto radici. Ieri ha piovuto e già l'avevo fatta belle umide. Mamma mia, ragazzi, cattiveria sto trail. Non fate far respirare un attimo. Vale. Siamo alti. Alti, alti, alti. E poi buttiamo bassi. Lasciarla correre. Non riuscite neanche a farla correre più di tanto, perché comunque non molla un secondo. Super. Guardate qua che rilanci su roccia. Mamma mia. Ma che cos'è? Mal di mani. Più respiro, fa respirare o no? Ma che? Ah. Dire che è fisica questa qua, cosa c'è, un salto? Allora, com'è? Di qua. Poi di qua. Già, non potete capire che cazzo di radiciaio è questo. Vedo, chi mi conosce sa meno male come giro. È il tecnico, io ci giro abbastanza, ma questo, no, mia figa non molla. Un attimo, ma uno, molto bello, ma bello fisico, magari. Mamma mia, ragazzi, è di qua? Sì, penso di sì. Qua? Come si va qua? Qua? Andiamo di qua. Ma figa, che passaggio, porca troia. Oh, guardiamo un po' qua, di qua. Olè. Ma ci sono dei buchi che praticamente è al limite del ribaltamento. Meno male che la sto facendo piano, perché non la conosco. Ma se gli dai un po' di gas, zio caro, figa. Madre de Dios! Questa è la blu che viene di fianco. Ci sono un po' di chicken, eh? Penso. Io non ne ho fatta una, ma io immagino che qualche chicken ci sia. Super guidato, non c'è niente di lento, non c'è, scusate, super guidato, non c'è niente di rock garden, io caro, e qua, oh, mamma mia. Mi sa che è questo che ci sto arrivando ora. Wow! Wow! Ma che cos'è sto posto? Porco due! Figa!
è la Trail 2.0. Questo toboga che porta di nuovo giù. Ah, mamma mia! Oh, guarda! Pazzesco sto posto, zio. Allora, ragazzuoli, come avete visto, i trail sono così. Ieri quelli che ho fatto, che adesso andrò a rifare perché voglio fare il comprensorio anche di là, è tutto un comprensorio unito. Magari vi lascio un piccolo screenshot qui sotto con tutti i trail da parte da Trailforks. Comunque sono tutti su questo stile. Adesso vi faccio vedere gli altri. Non pensate, questo è abbastanza complicato, tant'è che la nera penso sia la più difficile. Trailforks mette passaggi S3 S4, per me è più un S3, perché l'S4 per me significa proprio trialistico. Qua ci sono dei passaggi lenti, delle curve strette, eccetera, ma siamo un po' al limite del trialistico, non è trialistico. Quindi sicuramente passaggi S3. Sì, è tutto S2, S3. E per chi ha una buona padronanza del mezzo. Se non siete esperti, non è un trail che fa per voi, ma in realtà nemmeno quelli di là che ho fatto, che sono segnati azzurri su Trailforks, sono impegnativi. Comunque c'è tanta roccia, c'è tanto tantissime radici. Poi oggi, ripeto, è un po' umido ancora da due giorni fa che ha piovuto, quindi al suo perché. Adesso risaliamo e mi faccio un trail che dovrebbe essere una sorta di trasferimento, però sempre un trail, che poi va a prendere quelle di là. Sono tutte lunghissime, quindi non so, saranno 4-5 km a trail. Vai. Giro, altra corsa, Platweg Trail. Praticamente è un mezzo trasferimento che io, se ho capito bene, un mezzo trasferimento che poi porta in realtà a quelli che ho fatto ieri pedalati, che sono la morte, bagai. Noi tagliamo qualche curva. Iu! Bello, cazzo. Wow. E dopo aver fatto quello, cazzo, mi sembrerà tutto non flow di più. Magari sai cosa faccio, ragazzi? Visto che questo è tutto un trail molto flow, stoppo la videocamera. Ci vediamo dopo. Show belli. Ragazzuoli, abbiamo preso l'altro trail che si chiama Underspin, che è quello che di uno di quelli che ho fatto ieri, che teoricamente dovrei rifarli tutti e due. E niente, Luma, vi faccio vedere com'è. Io ieri sono stato veramente, ne sono uscito con una faccia che è più o meno quella che adesso vi metterò qui sotto. Ecco, se dovessi descrivere per ora i trail che ho incontrato qua, in una parola, fisici.
Ciao. Ragazzi, come avete visto, mi è morta la GoPro. Comunque, tanto è un trail che rifaremo fin dove l'avete visto. Poi vi farò vedere anche l'altro pezzo. Comunque, come avete visto, molto incazzato. Adesso siamo su un altro impianto di risalita che ci porterà a fare un'altra parte di comprensorio. Siamo sempre in Italia. Vi ricordo che qua si può andare anche in Austria. E la tesserina che vi fate vale sia per l'Italia che per l'Austria. Adesso risaliamo per questo e andiamo a farci queste altre discese in quest'altra parte di comprensorio. Ce ne sono due, una più flow e una più enduristica. Io penso che saranno entrambe enduristiche. Alin, fino dopo, ciao. Questa dovrebbe essere la rossa. Vediamo com'è. Sempre qua. Madonna, che anticipo improvvisato qua, senza sapere che cazzo c'è sotto. Mirko, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. La faccia della rossa, qua si stava anche alti, qua alti. Vedete come la nera di là, solo leggermente più scorrevole. Tanto ripido c'è qua, in questa. Ci sono tanti tagli delle curve, non so se sono stati fatti, penso, per facilitare la discesa o altro.
Bagai, siamo qua, abbiamo fatto questa prima, adesso andiamo a fare Ober Spin Trail, che è qua. Yep. Quello che ho fatto era solo un collegamento. Mamma mia! Guardate che cazzo di rilanci della morte! Diciamo che poi bisogna dare una bella registrata al cambio con tutte le botte che sta prendendo. Ragazzi, adesso direi che una birretta io me la merito, né? Allora, qua birretta torta finita, moglie finita, moglie anche lei torta finita. Adesso magari ci facciamo un trail insieme. Sì. Ciao Doresia. Yeah.